Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Siamo tornati dal nostro Tommy che, ahimè, ha preso un'infezione, diciamo, mentre si addentrava nella giungla. Praticamente, vediamo se c'è ancora qua. Ecco qua. No. Sgradevole sensazione per essere esatto, per essere stato punto da uno scorpione. Qualcosa non va, questa sgradevole sensazione potrebbe sparire o peggiorare. Lo scoprirai solo vivendo, se vivrai. Forse sarebbe meglio procurarsi un antidoto. Grazie a voi, mi avete detto che per procurare l'antidoto si può o trovare oppure acquistare tramite un computer. L'ho fatto, ce l'ha nell'inventario. Per sicurezza ne ho presi due. Quindi eccolo qua, è questo, no scossa, antidoto al veleno, eccolo qua. Quindi per sicurezza ne ho preso uno in più, si sa mai. E guardate, gli sono venute tutte questi segni, questi cerchi verdi su tutto il corpo. E già che c'ero, sono andata a cambiargli anche i vestiti. Mi sembrano più adeguati per la situazione. Ho messo questi vestiti che sono usciti proprio con l'espansione nella giungla, avventura nella giungla. Quindi sono le 7 di lunedì sera. Lui è tornato al suo alloggio. Quindi io direi di prima di tutto ha bisogno di mangiare. Però, come primissima cosa, io prenderei l'antidoto, si sa mai. E poi direi di tracanna l'antidoto, assolutamente l'antidoto. Vediamo un po'. Benvenuto nella giungla, Tommaso. Ah sì, perché oltre a fare questo, praticamente l'ho rimandato a casa, diciamo, a casa sua nel suo appartamento in città da Emily e ho fatto acquistare l'antidoto tramite il computer di casa e ho dovuto riorganizzare la vacanza. Ecco perché esce questa, insomma, ecco perché ci danno il benvenuto e probabilmente ci hanno dato anche qualcosa in più nell'inventario. Il macete e no, ma alcune cose però in realtà le ha già. Vabbè, niente, lasciamo stare. Prendiamo subito il nostro antidoto e vediamo un po'. E forse questo lo aiuterà. Vediamo un po'. Ok, sono sparite completamente tutte le bolle che aveva sul corpo ed è tornato bello splendente come prima. A me Tommy piace tantissimo. Una cosa che mi piacerebbe fare è ritornare. Almeno per un episodio, per una puntata, ritornare a quando lui era bambino insieme a Emma, quando erano bambini. Se vi può piacere come idea ritornare un po' un ricordo del passato, della loro infanzia, potrei anche registrarci un video. Comunque, lui adesso ha bisogno anche di mangiare. Ora mi viene il dubbio che avendo riorganizzato la vacanza debba rifare tutto dall'inizio, quindi io direi di fare un pasto veloce e mangiamo biscotti a forma di animali. E poi vorrei, prima di farlo andare a dormire, vorrei fargli leggere un po' il libro di archeologia, così almeno impara qualcosina in più. Perché adesso siamo soltanto all'inizio, però poi diventerà sempre più difficile, quindi è meglio essere preparati. Non voglio che succeda niente al mio Tommy, al nostro Tommy. Anche se è cresciuto, però sono troppo affezionata a lui, quindi non voglio che gli succeda assolutamente nulla. E adesso eccolo qua che si legge un po', che studia un pochettino e poi lo mandiamo a dormire. Quindi andiamo al piano di sopra e dormi. Vediamo se riusciamo a completare tutto il livello. Vediamo un po' quanto manca. Voglio farlo arrivare al livello 2 di archeologia e poi lo mando a dormire. Vediamo un po'. Niente, non ci è voluto arrivare. Vabbè, facciamo finta di niente. Intanto è andato a dormire. Ecco qui. Facciamolo riposare perché domani gli aspetta una lunga, lunga giornata. Ed eccoci qua, sono le 6 del mattino. Direi di fare una doccia veloce prima di uscire di casa, visto che ne ha bisogno. Poi lo farei andare giù a fare colazione e poi ci addentriamo subito nella giungla. Facciamo, fai colazione e mangia uova strapazzate con pancetta. Anzi, prima di uscire di casa, leggi ancora un po' il libro di archeologia e rileggi Archeologia volume 1. Ah, quindi l'ha terminato, niente. Allora iniziamo il volume 2. Andiamo nella libreria, eccola qua, apri e leggiamo archeologia, dov'è? Eccolo qua, volume 2, leggi.
Sono soltanto le 7:30 del mattino, è stato super mattiniero oggi, si è svegliato prestissimo. Bravo, mangia le uova strapazzate. Dove sta andando a mangiarle? Ah, giustamente, deve mettersi nel salotto più grande, al tavolo. Lettura e poi via, andiamo nella giungla. Speriamo però di non dover rifare tutto dall'inizio perché sennò taglierò o manderò il tutto più veloce perché altrimenti sono sempre le stesse cose. Archeologia livello, ancora livello 1. Poi prima di uscire usa e poi andiamo. Questo lo puoi utilizzare? No, non ancora. Le bollette sono appena state recapitate nella tua casetta postale. Ah, pure le bollette abbiamo da pagare. Anche se siamo in vacanza ci sono le bollette. Niente, paghiamo le bollette, paghiamole subito. Perfetto, e ora direi di andare. Prima di andare nella giungla, un'abitudine che ho preso è quella di venire al mercato e vedere se c'è qualcosa che si può acquistare. Al momento cosa abbiamo? Il fiore di Guzmania pollinis, il meraviglioso fiore molto apprezzato dalla gente di Selvadorado, non è uguale quando si tratta di creare diversivi per distrarre ogni sorta di api, vespe e calabroni. Non so se questo ce l'ha nell'inventario, vediamo. No. Quindi direi di acquistarlo, però non possiamo prenderlo perché non c'è il venditore al momento. Quindi passiamo di qui. Qua cosa c'è? C'è dell'acqua cascata in bottiglia, ne abbiamo tre, direi che può bastare. L'esca per pipistrelli, non ce l'abbiamo. No, quindi io la prenderei, ma lui dov'è? Acquista l'esca per pipistrelli, poi abbiamo il repellente per ragni, di questi ne abbiamo addirittura 5, quindi direi che può decisamente bastare. Ecco allora chiacchierare un po'. Poi un'altra cosa che è super consigliato fare è chiacchierare con la gente del posto per scoprire cose più importanti. Allora, acquista il tavolo archeologico. Ah, possiamo addirittura acquistarlo. È presentazione divertente, poi facciamo compra i rifornimenti, chiedi dei nuovi arrivi, vediamo cosa ci dice. È presentazione divertente, vediamo se ci possono, se ci sanno dire qualcosa di più. Sei annoiato, povero, si è annoiato. No, volevo vedere se sapeva dirmi qualcosa. Vediamo un po' cos'è quella macchia, vediamo cosa ci dice. Mamma, che casino. E poi facciamo altre scelte amichevole, chiedi della giungla, assolutamente. Poi altre scelte amichevole, chiedi delle bellezze del posto, vediamo un po' cosa ci racconta. E poi altre scelte amichevole. Discuti del patrimonio culturale locale, ma sì. Allora, vediamo un attimo. Le escursioni nella giungla possono durare tutto il giorno e tutta la notte. Assicurati di fare scorta di provviste come il tramezzino e il formaggio grigliato pronto da mangiare o una lattina di scossa adrena liquida. Quando avrai fame o sarai a corto di energie, sarai felice di averli con te. Questo è assolutamente vero. Abbiamo qualcosa nell'inventario da mangiare. Abbiamo questi mi immagino che siano avariati ormai, infatti sono andati a male perché li ho preparati l'altra volta, poi non li ho mangiati. Esca per pipistrelli, no, non abbiamo niente da mangiare, qua non posso, non c'è niente da mangiare che possiamo comprare. Bene, non abbiamo cibo, molto molto bene. E niente, io direi che non c'è niente di interessante qui, quindi magari prima di partire ordiniamo del cibo. Nel frattempo è già passata la mattinata, vediamo se a proposito, mettiamolo nell'inventario, un pacchetto nel pranzo al sacco anziché mangiarlo. Raggiunto il livello 2 dell'abilità di cultura selvadoregna, Tommaso sta approfondendo la conoscenza della cultura. Ora può usare il saluto locale o la presentazione selvadoregna, nonché condividere le foto della sua vacanza qui. Niente, questo lo mettiamo nell'inventario e poi andiamo. Ed eccoci qua, ditemi che non devo ricominciare tutto dall'inizio, no, non ci credo. Bisogna davvero ricominciare tutto dall'inizio. Niente, apriamo il varco e con il macete per fare decisamente prima. Ormai è praticamente esperto. E
E voilà! Primo varco superato, all'improvviso i bradipi. Avanzando nella giungla, Tommaso inizia a sentire dei fruscii, guarda poi in alto e nota un gruppo di bradipi che lo fissano con circospezione. Tommaso deve cercare un'altra strada o provare a camminare tra i bradipi. Segui un altro percorso, cammina, un carisma più sviluppato garantisce risultati migliori, offri il fiore che non abbiamo. Io direi, segui un altro percorso. Non ci credo. Tommaso indietreggia lentamente per non farsi notare dai bradipi, ma è inutile, gli animali l'hanno notato e come. A questo punto Tommaso decide di giocarsi il tutto per tutto, nella fitta vegetazione nota un piccolo varco tra i viticci e ci si infila senza pensarci due volte, facendo forza per passare dall'altra parte, così facendo però disturba un gruppo di pipistrelli pieno di graffi inferti dai roditori volanti irritati. Tommaso è costretto a ritirarsi. Cioè, ma quanto siamo sfortunati! Quanto! Comunque, qua possiamo semplicemente osservare l'albero, cosa che mi sa che sta già facendo, no, sta facendo stretching, ok? Osserva l'albero di avocado, è a disagio perché è stato graffiato dai pipistrelli, no vabbè, gli succedono di ogni al povero Tommaso. Comunque, ormai su alla strada praticamente a memoria, dobbiamo arrivare qui, quindi fai jogging fino a qui. Dall'espressione non mi sembra molto contento assolutamente. Comunque guardate che spettacolo queste cascate, cioè è bellissimo. Nel frattempo lui è arrivato, quindi anche qua direi di aprire il varco con il machete. E voilà! Siamo passati anche dall'altra parte. Tommaso si sta prendendo un varco nel fitto della giungla quando si imbatte in un'archeologa in difficoltà per aver fatto cadere la propria borsa nelle sabbie mobili. E Tommaso deve fermarsi ad aiutarla? Continua a camminare, pesca la borsa, un'abilità di pesca più sviluppata garantisce risultati migliori, usa lo stilo del fiore che di nuovo non abbiamo. Io stavolta non vorrei fare l'indifferente, quindi peschiamo la borsa e speriamo non succeda nulla. E Tommaso dice all'archeologa che ci penserà lui e tira fuori una canna da pesca. Tentando di fare sfoggio, effettua alcuni tentativi di ripescaggio un po' pretenziosi finché la borsa non finisce con lo sprofondare per sempre nelle sabbie mobili. Ma Tommy, ma sei un disastro! L'archeologa è parecchio furiosa e Tommaso parecchio imbarazzato. Vabbè, dai, niente di troppo cattivo. Allora, eravamo arrivati qua l'altra volta, però non aveva più la possibilità. Un gruppo di mosche incendiarie è in cerca del prossimo obiettivo e avanza in direzione di Tommy. Quindi Tommy, sai cosa devi fare? Devi prendere assolutamente il repellente. Lui valuta rapidamente quali sono gli strumenti a disposizione e poi sfodere l'estintore di Drake, proprio quel che ci vuole contro gli insetti piromani. Ah, quindi si è arrangiato da solo? Mi sa di sì. Ok. Stavo dicendo, l'ultima volta l'abbiamo visto arrivare qua e poi non è andato oltre. Ci sono diverse possibilità, ci sono diversi passaggi. Uno ad esempio è questo, è il primo. Qua però prima di entrare c'è qualcosa che si può fare, a parte vabbè, fertilizzare, fare un pisolino. C'è quest'altro ingresso, c'è questo. Partiamo da qua. Apri il varco con le mani. Poi abbiamo questo qui e poi se non ricordo male ce n'era un terzo. Ma da qua da dove si fa? C'è questo piccolo spiraglio, ma si può passare tipo da qui? No, sembrerebbe di no. E poi, oltre di qua, cos'altro? Cioè, ce n'è un altro, eccolo qui, un altro qui e un altro qui. Sono ben quattro varchi. Intanto sta aprendo questo. Stavolta però devo dire che il machete ci ha portato, cioè ci è stato utile perché l'abbiamo sempre utilizzato. Grazie a questo possiamo attraversare i varchi senza problemi. Ancora, Tommaso si prende un varco quando si imbatte di nuovo in questo problema, quindi sabbie mobili. A questo punto io direi continua a camminare visto che prima ci è andata male. Tommaso fa spallucce e prosegue lungo il suo cammino. Il fatto tuttavia non gli arride perché anche lui finisce in una pozza di sabbie mobili. Per fortuna non è troppo profonda e seppur a fatica riesce a liberarsi. Alla fine Tommaso è esausto per lo sforzo. Ma povero Tommy! Vuoi raggiungere i bagni reali o miscani? La prossima tappa lungo il sentiero sembra una piscina naturale. Potrebbe trattarsi dei bagni reali o miscani. Vuoi andarci adesso? Ma sì, vediamo!
Ed eccoci arrivati, ci sono delle piscine naturali, guardate che spettacolo, io direi di farci un bagno, si può, si fa delle vasche prima di tornare nella giungla, così magari si rilassa anche un pochettino, nuota senza vestiti con lancia la palla addirittura per gli animali, facciamolo nuotare un pochettino così si diverte un po', comunque qua sì, non c'è altro che una piscina naturale che è davvero parecchio grande, perché poi vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Sì, ad esempio qua possiamo scavare. Sì, vediamo. Scavo, poi glielo facciamo fare. Voglio scoprire tutto. Questa espansione devo dire che mi piace molto proprio perché c'è l'attenzione ai dettagli, bisogna cercare le cose nascoste, ispezionare bene, a differenza del classico gioco dove bisogna sostanzialmente seguire il loro lavoro, dargli, insomma, fargli mangiare, fargli dormire, insomma, seguire tutte le loro necessità e le loro relazioni. Questa è una cosa un po' diversa e quindi la voglio seguire davvero con attenzione. Il bagno lo possiamo terminare qui. Vai a scavare e vediamo un po' cosa troviamo. Guardate che muscolini che ha, che fisico. Poi magari cambiati d'abito, però abiti e cambia abito e mettiamo il look sportivo. Vediamo se trova qualcosa. Durante gli scavi e nel sito archeologico, Tommaso ha trovato una maschera non autenticata. Che mi sa, si può. Ora Tommaso può studiare opere artistiche e reperti per estrapolarne informazioni storiche e sviluppare la propria abilità di archeologia. Vediamo se adesso lo può utilizzare o no. Metti nell'inventario. Aveva trovato maschera omiscana. E colloca nello scenario. Vediamo un attimo. Manda ad autenticare. Per farlo Tommaso deve essere nel proprio lotto. Ok, niente, rimettilo nell'inventario. Rimetti anche questo nell'inventario perché non si possono usare al momento. Ok, fatto questo. Qua abbiamo visto tutto. Perfetto. Ah, guardate le farfalline blu. Qua c'è un passaggio. Qua non c'è nient'altro. Qua ci sono le piscine naturali. Qua non si va da nessuna parte. Quindi io aprirei questo varco, vediamo un po' dove ci porta. Non possiamo aprirlo per quale motivo? Per questo viaggio il sentiero è inaccessibile, magari sarà possibile accedervi alla prossima vacanza. Ah, ok, quindi niente, torniamo da dove siamo venuti. Prima di attraversare, vediamo un attimo, proviamo a conoscere la presentazione selvadoregna. È un po' stanco, quindi magari dopo lo facciamo riposare, anche perché sono già le 9 di sera. Ah, questa è la presentazione selvadoregna, ok, si danno anche un bacio sulla guancia. Saluto locale, vediamo. Chi della giungla, vediamo le cosa ci dice. È consigliabile portare un machete se hai in mente di esplorare i recessi della giungla, non c'è niente di meglio per aprirsi un varco. Grazie, questo mi è molto utile. Perfetto, a questo punto direi di riposare un po', quindi gli ho messo nell'inventario anche dov'è? Eccola qua, la tenda. Quindi colloca nello scenario. Tommaso sembra avere dei visitatori in attesa dei ragni. Non c'è momento migliore per tirare fuori l'invenzione del dottor Parker. E così ha fatto e ha risolto il tutto. Ora gli facciamo mettere la tenda. Ecco qua. E dormi. Ci sta chiamando Emma. Corre voce che proprio ora ci sia una festa scatenata alla Magione. Ti va di andarci? Non posso perché sono nella giungla. Però sicuramente organizzeremo una cena, un qualcosa con Emma e Tommy, visto che è un po' che non si vedono ormai. Si sono fatte le 7 del mattino, quindi io direi di metterlo subito nell'inventario. Quindi attraversa. Torniamo indietro perché qua praticamente non c'è più niente, abbiamo visto tutto. Ed eccoci qua. Quindi fatto questo, so che hai fame, però abbiamo qualcosa da mangiare. E scossa adrenalinica, l'antidoto e poi abbiamo il caffè. Quindi dai, bevi del caffè. Anche se in realtà hai più fame che
che hai bisogno di caffè, però almeno adesso c'è questo e poi c'è questo. Questo però addirittura delle porte, quindi... Ah, ma qua c'è un tempio, c'è qualcosa. Quindi proviamo a passare di qua. Apriti un varco con il macete. E ce l'ha fatta anche questa volta. Ormai ci sta prendendo gusto. Osservatore vigile, è durante un'escursione nella giungla Tommaso è impegnato ad ammirare alcuni uccelli che attraversano la canopea in volo quando per poco non inciampi in uno strano uovo. E cosa deve fare Tommaso? Cerca di spaventare l'uccello, sorveglia l'uovo. Sorveglia l'uovo. Tommaso ricorda vagamente una leggenda su una creatura nata da uno strano uovo. Che delusione per lui essersi perso un momento potenzialmente significativo dal punto di vista scientifico. Perché si ripropone perciò di restare a osservarlo in maniera scientifica, ma finisce con l'addormentarsi. Al suo risveglio il guscio è rotto, ma in giro non vede né la creatura né l'uccello. E vuoi raggiungere il tempio? Ah, qua andiamo al tempio. Dai, andiamo, poi chiudiamo l'episodio perché mi sa che si è fatto un po' tardi. Ed eccoci arrivati al tempio miscano. Prima di tutto fertilizza perché ne hai bisogno. Poi vediamo un po' cosa c'è prima di entrare e poi chiudiamo l'episodio perché sta durando un po' troppo. Raccogli, questo è l'albero delle emozioni, osserviamolo. Poi che altro c'è? Qui non c'è niente. Qui nemmeno. Sei triste per quale motivo? Ah, per l'uovo, poverino. Qua non c'è nient'altro e questo è l'ingresso del tempio. Vediamo se arriva, sta fertilizzando, lasciamoglielo fare con calma. Poi qua ci sono delle piante che si possono, con cui possiamo interagire, no. Qua però possiamo scavare, quindi anche qua veniamo a scoprire cosa c'è. Poi, dietro qui non c'è più niente. Qua non c'è nient'altro. L'albero delle emozioni è di tipo selvatico. Ok, e poi possiamo tranquillamente entrare. Vai qui. Vediamo come, da dove si entra. Si immagino da qua. Qua ci sono le scale per salire. Mi sa che si può entrare da qua. Proviamo. Vai qui. Hai fame, lo so, ma non c'è niente da mangiare nel tuo inventario. Più che altro non hai un tavolo. Queste sono delle bacche. Il blocco dello scrittore ti attanaglia, no, non ci interessano. Queste bacche hanno il potere di scuotersi infondendo in loro energia e vigore in men che non si dica. E sono pure deliziose, una vittoria su tutti i fronti. Ok, allora mangiamo le bacche. Tommy super attento. Ma qua invece dove si va? Ah, ah, attenzione, guardate qua cosa ho trovato. Probabilmente si entra da qua e non dall'altra parte, quindi io direi di venire qua e di scavare. Qua si può fare qualcosa, no? E accendi. Ok, magari per sicurezza accendiamo le luci. Accendi tutte le luci. Attiva, esamina, esaminiamo questo, esaminiamo anche questo, vediamo un po'. Poverino è distrutto e ha tanta fame. Ancora poco e poi ti faccio tornare all'alloggio. La sua abilità di archeologia è aumentata, sì, livello 2. Magari poi è fatti un bagno. Dov'è? Ecco qua, dovrebbe essere questo, cascata in bottiglia, esatto, usa la cascata in bottiglia. Adesso sta esaminando, vediamo un po' cosa ci può dire. È tutto sporco, poverino, sporco e affamato. Invece voi con questa espansione, se l'avete, siete già andati più avanti rispetto a dove sono arrivata io, com'è, vi piace? Fatemi sapere che sono curiosa. A me al momento sta piacendo proprio perché bisogna indagare, però capisco che diventa un po' più lungo rispetto al classico gioco. Tommaso ha capito che alcuni di questi meccanismi non servono ad aprire l'ingresso, questo però non li esclude tutti. Tommaso potrebbe tentare la sorte attivandone uno oppure esaminarne altri. Io quasi quasi ne esaminerei altri. Poi andando da questa parte cosa c'è? Niente, semplicemente dei fiori. Di qua c'è un altro terriccio dove possiamo scavare.
E mi sa che o bisogna andare al piano superiore, anche qua si può scavare qualcosa, quindi facciamolo. Tommaso ha capito che alcuni di questi meccanismi non servono, che come prima li faccio scavare ancora in questi punti e poi o proverei a passare qua, cerca di passare, ma pure che si scotti però per passare da qua, oppure provare a salire al piano superiore. Se viene qua, cosa abbiamo? C'è un altro albero qua, può scavare ancora, facciamoglielo fare, sarà distrutto perché gli sto facendo scavare un sacco. E poi non c'è altro perché qua non si può entrare. Niente, quindi poi deve di nuovo scendere. E durante gli scavi Tommaso ha trovato un teschio, non male. Eccolo che viene da quest'altra parte. Sei triste per la solitudine perché sei da solo, hai ragione. Adesso ti mando all'alloggio, magari potremmo anche invitare con lui in questa esperienza, in questa ispezione nella giungla, in questa avventura, magari anche Leonardo. Che ne dite? Leonardo è il, per chi non se lo ricordasse, è il fidanzato di Emma. Tra l'altro voglio far sposare loro due, visto che hanno una bambina, Laura, che hanno adottato, e voglio riprendere anche a seguire la loro famiglia, cosa che ultimamente non sto più facendo proprio perché mi sto dedicando a questa espansione. Però sicuramente li farò sposare. Però fatemi sapere se vi piace l'idea di far venire anche Leonardo qui nella giungla ad esplorarla insieme a Tommy, così almeno non è solo. Ha raggiunto il livello 3 di archeologia, molto bene, e ora Tommaso possiede le conoscenze e le esperienze necessarie per autenticare i reperti da sé. Per farlo devi usare un tavolo archeologico. E ce l'abbiamo. Quindi, prima di chiudere l'episodio... Oh, cos'è questo? Ma, ciao, tu chi sei? Presentazione salvadoregna, vediamo un po'. Uno scheletro come amico. Eri triste perché eri solo? Guarda che è venuto in tuo aiuto. E lamentati dei problemi, facciamo, non ci credo. Chiedi un consiglio e poi facciamo saluto locale. È un po' stanco perché ha fame, niente, dai. Direi che vediamo, esaminiamo i reperti che ha trovato la prossima volta. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa espansione, se vi piace, se avete qualche consiglio in più da darmi. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale per supportare la serie, per supportare il canale. Ho visto che lo scheletro ci sta seguendo. Comunque spero che di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!